Cristina Rava, buongiorno. Buongiorno a te, Ilvio, e a tutti quelli che ci stanno ascoltando, grazie. Benvenuta, ma soprattutto bentornata qui nel nostro piccolo posto delle parole per condividere la nuova storia di Cristina Rava, pubblicato da Rizzoli nella collana Nero, Il sale sulla ferita, ed è questo che noi raccontiamo, ma soprattutto, come spesse volte diciamo nel corso delle nostre conversazioni, delle storie noi amiamo raccontare non molto, amiamo stare sulla soglia, e ancor di più quando si tratta di giallo, quando si tratta di nero, come in questo caso Il sale sulla ferita. Ecco, cominciamo proprio da che cosa, Cristina Rava? Dall'immagine di copertina. Che cosa ci dice? Sì. Beh, vi dico che l'autore di queste copertine è assolutamente fantastico, perché riesce a percepire perfettamente l'atmosfera che ci sarà dentro, naturalmente magari caricandola un pochino d'enfasi, giustamente come deve essere la copertina di un noir, perché io nel mio libro dico l'acqua, sembrò Ardelia che l'acqua avesse una leggera sfumatura lilla, l'acqua della piscina, in realtà lui l'ha fatta rosso sangue, ma giustamente perché l'avesse fatta lilla non rendeva assolutamente l'idea. Quindi è un professionista bravissimo che è riuscito a riassumere tutto: lo sgomento di Ardelia davanti alla visione, la dislocazione, perché si capisce che è l'erta collina ligure davanti all'isola Gallinara, e quell'atmosfera oziosa di sdraio e ombrelloni che c'è intorno alle piscine. Quindi perfetto. Eh sì, perfetto, ma non molto perfetto per qualche protagonista di questa storia, perché chissà se si raggiunge la perfezione, ammesso che ci sia la parola perfezione in ogni storia, anche in quelle raccontate, perché qui ci sono delle storie sbagliate, diciamocela pure, Cristina Rava, vero? Dove qualcuno ammazza qualcun altro, sempre qualcosa non ha funzionato, quindi evidentemente qualcosa di sbagliato c'è sempre stato. Sbagliate nei crimini sono i sentimenti, sono sbagliati i progetti, sono sbagliate le finalità e le metodologie per conseguire i risultati. Quindi una storia noir è sempre una storia di deformazione, di dissonanza, di qualcosa che non funziona, no? Quindi certamente c'è molto sbagliato, le ambizioni umane legittime, purché vengano portate avanti non a danno altrui, per esempio. Per esempio, non a danno altrui, e questo è molto importante, ma come si può spiegare un delitto? E Cristina Rava, non dico che ce lo spiega, ma ce lo fa comprendere pagina dopo pagina, perché la cosa che poi mi piace quando leggo neri, libri noir o libri gialli, è che leggendo, io lettore, mi scuso se parlo di me, compio quest'atto di vanità, come avrebbe detto un certo Blaise Pascal, però quando volto pagina dico, ah sì, succederà questo. E invece il bravo scrittore mi fa succedere quello o anzi quell'altro ancora. Ed è questa la capacità degli scrittori, no? È quello che è quasi una sfida, anzi più che tutto una sfida, quasi sembra una danza, no? Tra il lettore e lo scrittore, oppure ho sbagliato figura, Cristina Rava? Ma è un pochino una sfida, la è certamente, per quanto non sia mai l'aspetto che privilegio. La sfida tra lettore e autore, o talvolta tra lettore e assassino, che è una creatura dell'autore, l'ho sempre percepita nel giallo di tipo deduttivo, perché il giallo di tipo deduttivo di scuola inglese, per capirci, è proprio impostato sulla detecting del lettore, cioè sul disvelare, confondere. Io ricordo certe ricostruzioni di Poirot o di Miss Marple, in cui l'assassino aveva spostato indietro l'orologio, si era messo l'impermeabile giallo, poi si era messo quello verde. Cioè, no, la vita non funziona così. La vita funziona che ammazzi una persona
talvolta per un raptus, perché predominano poi i tre grandi sentimenti dell'uomo, no? Che sono la paura, che ci affligge più o meno tutti prima di una scelta o davanti all'ignoto, la rabbia quando subiamo un torto e il rimorso quando abbiamo agito in modo poco furbo. E questi sono i veri volani delle vicende umane, più che la deduzione, la sfida col lettore. Cioè, per me è più importante far riflettere. Non dico che i miei libri devono avere un ruolo psicoterapeutico, perché non è quello il mio mestiere, neanche mi interessa farlo, ma mi interessa che le persone, accompagnarle per mano in questi abissi e cercare di raccontare loro, sebbene le mie siano vicende inventate, quali sono i meccanismi che muovono le passioni e poi di conseguenza le catastrofi. Dice bene Cristina Rava quando parla di abisso, perché questa è veramente una discesa nell'abisso, nell'acquaio, come mi piace dire, no? Dove l'acqua è più sporca, perché devi scendere fino al punto più in basso per poi risalire e poi trovare forse una soluzione. Dico forse, perché le soluzioni sono sempre molto complesse, e si arriva poi a dire: come spiegare un delitto? Come si può spiegare un delitto? Forse questa è anche una domanda, una delle tante che sconvolge Ardelia. La dottoressa Ardelia Spinola. Prima credo che il primo che si sia posto questa domanda in modo magistrale è sicuramente stato Dostoevskij con Delitto e Castigo. Sì. E invece chi ha fatto della mancanza di risposta un libro è stato Albert Camus con Lo straniero. Quindi sono due modi contrapposti di vedere l'azione criminale, no? Uno dall'interno, raccontato da un colpevole tormentato dai rimorsi e con un grandissimo bisogno di redenzione, di catarsi, di ripulitura, di espiazione, in perfetta coerenza con il personaggio Dostoevskij, e l'altro invece in perfetto esistenzialismo, e quindi noi siamo in un certo senso non artefici del nostro destino, ma ci adeguiamo alla casualità nell'ottica di Camus. Ma le risposte si cercano nei DSM, che sono i manuali dei disturbi mentali, si cercano nelle aule dei tribunali, ma la radice del male credo che non potrà mai essere definita se non dai filosofi. È bello, però, bello questo attraversamento da Camus a Dostoevskij e viceversa, per andare a ricercare la parola male dentro di noi. Poi, guardando indietro, la parola male è stata scandagliata da sempre, no? Dagli antichi testi della Bibbia a Omero, ai testi filosofici e via discorrendo. A Dante, ecco. Quanto la parola, il male, ha costruito le storie, Cristina Rava? Perché anche questa, ovviamente, il sale sulla ferita, è costruita su questa parola. Beh, diciamo che io sono un nano sulle spalle di giganti. Già sentita questa cosa. Esatto, quindi io sono proprio una pulce. Pensiamo a Shakespeare, un indagatore del male è stato sicuramente Shakespeare. Il male ha sempre affascinato l'uomo, perché sempre ci affascina e ci respinge ciò che è pericoloso e pertanto trasgressivo. D'altronde la frase di Nietzsche: a lungo guardare dentro l'abisso, l'abisso guarderà dentro di te. Quante volte da bambini ci siamo affacciati a un burrone con la mamma che diceva vieni qua, vieni qui, e ci tirava, e noi guardavamo giù. Non ci sognavamo assolutamente di buttarci di sotto, però avremmo rischiato di cadere. E il brivido era quello, il brivido delle montagne russe, no? Se si stacca il vagoncino non si stacca, ma se si staccasse, tanti saluti. Ecco, quindi il male è quella sorta di vortice che abbiamo tutti, perché, ed è giusto averlo, perché è comunque una specie di interruttore salvavita che nella fase repulsiva contro il male noi proteggiamo la nostra stessa esistenza, quindi è una sorta di derivazione dell'istinto di autoconservazione. Non peraltro l'eccesso di istinto di autoconservazione diventa male, perché è lesivo verso qualcun altro.
Cristina Rava, io vorrei riprendere un po' il discorso a proposito dell'ultimo romanzo, Il sale sulla ferita, ricordo pubblicato da Rizzoli. Ritroviamo la dottoressa Ardeglia con tutte quante le sue vicende professionali, le vicende sentimentali e così via. E quello che ho provato leggendo questo libro, ma poi mi ha riportato ad altre scritture, quando c'è una serie, no, di romanzi legati a un personaggio. Ora, noi lettori, quando io ho avuto questa impressione, quando ritrovo un personaggio che già conosco o mi illudo di conoscere, mi sento anche un pochino più sicuro nella lettura. È una giusta posizione questa? Assolutissimamente sì, almeno bello. È una posizione condivisa, perché un conto è esplorare una storia nuova che non sai cosa ti riserva. Lì almeno hai la tranquillità che quella lì fa parte dei buoni, cioè siccome l'hai già visto condurre un'indagine, hai già sentito il rigore morale di certe figure raccontate nelle mie storie, rappresentano una sorta di contenitore normativo molto rassicurante, cioè non è solo Guernica, solo il caos e la violenza, ma ci sono anche le brave persone, tra virgolette. Quindi capita anche a me che quando leggo dei romanzi seriali so già cosa mi vende lo scrittore. Se non mi è piaciuto non lo ricompro, se mi è piaciuto lo ricompro con una garanzia che so che funziona. Potremmo dire che questo romanzo comincia con una telefonata e questa telefonata sconvolge la vita di molte persone, a cominciare proprio da Ardeglia. Sì. E la sconvolge perché in realtà non si dice niente in questa telefonata, sì. Quello è il dramma. Perché se io in una telefonata ti dico, Ilvio, mi stanno picchiando contro la porta, è notte, ho paura che ci siano dei ladri, tu chiami i carabinieri e me li mandi e vieni anche tu. Ma se io faccio una telefonata, sì, però ma hai la voce strana, sì, ma sei triste, ma non preoccuparti. E poi mi trovano defunta. Uno dice, ma porca miseria, fosse stata esplicita, perché non mi ha detto, di lì scattano anche i sensi di colpa. Avrei dovuto insistere di più, avrei dovuto in qualche modo sondare, portare la persona a aprirsi, fare fisicamente qualche cosa e forse tutto questo non sarebbe successo. In realtà non è così. In realtà la vita non funziona così. Non sempre il nostro intervento è salvifico. Ma il dramma del rimorso resta. Il dramma del rimorso resta e resta anche per Ardeglia, ma qui andiamo anche a citare il commissario Rebaudengo, no? Con questo cognome molto savoiardo, molto piemontese, il commissario tra l'altro in pensione, che però l'essere in pensione è una cosa molto relativa per il nostro Bartolomeo. Diciamo che lui è andato in pensione precocemente perché gli è capitata la classica botta di fortuna che ci sogneremmo tutti quanti, gli è schiattata una zia carica di soldi e lui ha potuto congedarsi dal corpo di polizia, coltivare i suoi interessi che erano soprattutto cognitivi all'interno della sua disciplina, che un tempo era stata arrestare i colpevoli, ma quello che piaceva a lui soprattutto non era l'arresto quanto riuscire a indovinare i disegni della mente altrui, e quindi si può dedicare a questa attività e fornire la propria saggezza, la propria esperienza durante le indagini. E veniamo quindi adesso a parlare dei luoghi, Cristina Rava. I luoghi sono anche importanti, no? Qui abbiamo, per così dire, una geografia che possiamo comprendere tra la Liguria e il Basso Piemonte. Quindi abbiamo Albenga, poi abbiamo Sale San Giovanni, per ricordare alcuni luoghi. E quanto contano nella scrittura i luoghi per farli diventare protagonisti anch'essi? Ma i luoghi sono sempre comunque personaggi. Un giorno una lettrice ci ha accusato di scrivere gialli localizzati, quindi in un certo senso provinciali, circoscritti a un territorio. E io le ho fatto notare che lo fanno tutti, anche Anne Holt a Oslo, anche Buonanima di Montalbán in Spagna, cioè
se tu in quel posto ci vivi o lo conosci bene o è la tua seconda patria, è naturale che le vicende umane le devi dislocare da qualche parte, no? Quindi non accadono in un contesto avulso, in un iperuranio galleggiante. Il punto è che i luoghi hanno sempre e sono sempre una cassa di risonanza emotiva, quindi poi bisogna dargli vita ai luoghi, se no sono puramente toponomastica. E adesso veniamo a parlare, a chiusura di questa conversazione con Cristina Rava, di Cristina Rava per l'appunto. Prima di essere scrittrice, studi di medicina, e poi ha lavorato nell'abbigliamento, poi in campagna. Nostalgia di alcuni di questi lavori, Cristina? Allora, nell'abbigliamento zero, perché io sono una persona che apro l'armadio e ando coio coio. E cosa facevi nell'abbigliamento? Che vendevo in un negozio, che eravamo una società, e vendevo in un negozio che è tremendo. No, perché tremendo? Per una come me. Certo, perché arrivavano certe signore a dirmi, quelle che ti fanno tirare giù tutto il negozio, che le uccideresti alla terza maglietta. Alla fine c'hai sul banco la piramide di Cheope e se ne vanno perché non sei stato capace di accostarle il colore col bottone del sandalo. Ecco, questo col mio carattere è tremendo, io non ce la faccio. Cioè, la terza maglia te la tiro in faccia. Però c'è materia per di scrittura in queste cose, vabbè, vero? Assolutamente, si potrà infilare un giallo in un negozio che l'assassina è la commessa. Per quello che invece riguarda la campagna, è una nostalgia che non ho, perché ho passato la mia casa e le terre a mia figlia, che ci sta facendo tuttora un agriturismo con i cavalli, le pecorine, le paperelle, e quindi io tutte le volte che voglio andare su, la campagna ce l'ho con la comodità di stare in città. Prima di salutarci, Cristina Rava, qual è invece il libro che ti fa compagnia in questi giorni? In questi giorni mi sta facendo compagnia l'ultimo uscito di Daniel Silva, che è uno scrittore americano, ma credo con un gambino nello Stato di Israele, e sono Le vicende di Gabriel Allon, anche questo è un romanzo, una serie di romanzi seriali, molto spy story, forse un pochino cacciarone, nel senso che il mio amore assoluto resterà sempre John le Carré. Le George Smiley, Il silenzio di chi passa inosservato. Grazie davvero, Cristina Rava. E grazie, io alla prossima, ci conto. Ma certamente, buona estate. Arrivederci, grazie anche a voi.